Buonasera, cala dunque il sipario su questa terza giornata di sfilata del Carnevale di Fano, edizione 2018. Sono e siamo qui nello studio del Processo al Carnevale, la trasmissione più criticata, la trasmissione più seguita, la trasmissione più odiata da qualcuno, però siamo ancora qui e dall'altra parte invece salutiamo le tantissime persone che ci seguono anche questa sera per l'ultima puntata, una puntata, come vedrete, diversa dalle altre due. Perché? Perché non ci sono tanti ospiti, ne abbiamo soltanto uno, non c'è vicino a me Simona Zonghetti per i messaggi, c'è, ma è dietro le quinte c'è tanta gente che sta lavorando in questo momento per il processo, sta seguendo i social, sta seguendo i messaggi, risponderà comunque alle vostre telefonate, ma tutto e gli occhi saranno puntati su un personaggio. Ha fatto l'Accademia di Arte Drammatica a Roma, si è diplomata all'Accademia, ha lavorato sempre nella capitale come attrice di teatro, ha fondato un'associazione teatrale e da 2 anni guida il più antico carnevale d'Italia. Signori, la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Giammarioli, buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie, che presentazione, sono quasi emozionata. Ecco, questo era il dolce. Ecco, infatti. C'è il salato, ma questo adesso glielo servo piano piano. Allora, intanto grazie per essere venuta qui, io l'ho opzionata il giorno in cui abbiamo fatto il servizio sulla ruota panoramica, quella per 3/4 dedicata al muro storico, bello per carità, però per della ruota panoramica l'ho opzionata lì. Io speravo che lei accettasse questo invito e ha mantenuto la parola, anche se durante queste 2 settimane, anche a causa del processo, i nostri rapporti non sono stati proprio idilliaci. Mi hanno detto che insomma era piuttosto furiosa con il nostro programma, però ci sta. Noi, questo programma, i telespettatori a casa lo sanno, è un programma che soprattutto serve per migliorare, che vuol mettere sul piatto critiche, insomma, positive o costruttive, quindi voglio dire, poi uno se le accetta bene, se non le accetta se ne deve fare per forza una ragione. Allora, intanto io le voglio chiedere questo, è appena arrivata dal circuito, da Viale Gramsci, dove ha seguito fino agli ultimi dettagli, insomma, la chiusura di questa terza giornata. Intanto le chiedo com'è andata e se è soddisfatta di questa terza giornata. Beh, chiederlo a me è un po' particolare, nel senso che sono assolutamente di parte, quindi potrebbe sembrare un po' una forzatura. Comunque io sono, direi, assolutamente soddisfatta, nonostante ci possano essere state delle difficoltà che poi mano a mano capirò, perché ancora è molto fresca la fine del carnevale, quindi tante cose magari ancora non mi sono arrivate. Comunque sono soddisfatta perché ho capito che il popolo del carnevale è con noi. Ho capito che il carnevale si sta riconquistando i cuori soprattutto dei fanesi e anche dei turisti, dei tanti turisti che vengono a Fano, e questo per me è già una grande vittoria. Poi ovviamente si può sempre migliorare, lo faremo. Amo ascoltare le critiche costruttive. L'ho fatto ultimamente con uno spettatore del Carnevale su alcune problematiche sulla sicurezza e ho cercato di risolverle comunicando con lui, che avevo mandato delle mail, perché la scorsa settimana c'erano delle panche, dei tavoli che ostruivano, davano fastidio in un passaggio, e lui me lo ha suggerito e io ovviamente ho fatto in modo che non ci fosse. Un carnevale che dunque è andato bene anche questa terza domenica. L'ufficio stampa mi fa sapere in generale che a proposito dei varchi, che sono quelle situazioni un po' antipatiche che soprattutto hanno fatto gridare allo scandalo durante la prima domenica, perché erano un po' una novità, no? Queste misure
sicurezza così restrittive, vedete le immagini, i controlli, il contapersone, un oggetto nuovo per il carnevale di Fano, non si era mai visto, eppure è un debutto anche per il contapersone. Insomma, oggi abbiamo avuto tanta gente, poi magari le chiederò se ha i numeri esatti. Invece io ho qui nel comunicato: i varchi sono stati chiusi in due occasioni soltanto, dalle 15.17 alle 15.42 e dalle 16.05 alle 16.21, con un'ottima risposta della gente che ha atteso il poco tempo necessario per entrare al carnevale. Ora, io, lei ha detto, io sono di parte, giustamente lei tira l'acqua al suo mulino, però io dalla mia parte invece o i telespettatori a casa, che comunque possono scrivere e farci sapere come hanno vissuto questo carnevale, se ci sono delle cose da cambiare, se avete domande da fare alla Presidente Maria Flora Giammarioli. I numeri li vedete, 339 78 111 30 per mandare gli sms che adesso faranno partire dalla regia, e poi invece Non è previsto l'intervento in diretta da casa, però in redazione scriveranno il messaggio e poi ce lo faranno pervenire qui in studio. 0721 86 14 33. Va precisato, lo dico per i detrattori, che la decisione di non mandare in onda le telefonate non è stata, è stata presa dal sottoscritto, quindi solo per una questione televisiva, non è stato chiesto né dalla Presidente e né da uffici stampa vari, quindi è una scelta mia, no? Perché qualcuno potrebbe pensare, ah, visto, è venuta, ma non vuole le critiche al dire. No, quindi è una scelta mia, lei neanche lo sapeva, quindi andiamo avanti così. D'altronde sono venuta a farmi processare, c'è scritto processo sulla testa, allora, che ci sto. Quello che volevo chiedere, allora, innanzitutto, la prima domenica si è parlato di queste lunghe attese ai varchi. Anche oggi, prima di andare in onda, mi ha chiamato una persona dicendomi, una fonte sicura, certa, dicendomi che un varco si era creata tanta fila, a un certo punto hanno sfondato e hanno fatto entrare tutti quanti. Non so esattamente se sia andata in questi termini. Però, ecco, questa cosa dei varchi, sinceramente, un po' hanno creato disagi. Disagi, tanta gente, soprattutto la prima domenica, quando era, non si aspettava tutto questo, è tornata a casa, qualcuno anche facendo parecchi chilometri di strada, delusa. Evidentemente non è stata una gran pubblicità. Poi, per fortuna, anche se indirettamente ci è venuto incontro il Carnevale di Venezia, tante altre manifestazioni che hanno subito la stessa sorte, e quindi un attimino ci si è un po' fatti una ragione e quindi l'abbiamo presa un po', come dire, sul ridere, anche se poco. Però chiaramente la prima domenica noi abbiamo puntato molto il dito sul fatto che vi eravate svegliati tardi, perché le nuove norme, le nuove regole, le nuove restrizioni erano già note già dall'anno scorso, mi pare giugno dell'anno scorso. È un po' come se voi per molto tempo su questo carnevale non ci avete proprio minimamente pensato. Ora, velocemente, anche se adesso non ha poi neanche più tanto senso ritornarci sopra, ma è vero o no che ci avete pensato troppo tardi su questa cosa? Noi ci abbiamo pensato con i tempi normali in cui ci si pensa. Ovviamente ci eravamo anche avevamo anche pensato che ovviamente c'erano delle ristrettezze rispetto al passato, e quindi già avevamo messo in conto il contapersone, avevamo sentito tutti gli ambulanti e li avevamo pregati di quelli che fanno cibo, di eliminare le bombole a gas e adeguarsi con l'energia elettrica. Quindi avevamo avuto già delle accortezze, perché fino allora non avevamo avuto grossi input dalla prefettura e dalla questura. Poi c'è da dire che c'è stato il cambio di questore e di prefetto nel frattempo, quindi
non si era percepito l'idea di dover essere così rigidi, se no ovviamente avremmo anche lasciato a pagamento per assurdo, nel senso che sicuramente il prossimo anno sarà tutto molto più semplice, nel senso che con i biglietti a pagamento sapremo che possiamo vendere 15.000 biglietti, venduti 15.000 il Carnevale di Fano è sold out, quindi sarà tutto più semplice sotto questo punto di vista. Però non lo sapevamo con questa... in questo modo così stringente, quindi non è che siamo... Allora, siccome i nostri telespettatori sono molto attenti, prima di sintonizzarsi su Fano TV qualcuno ha guardato anche il TG5, no? E Stefano, per esempio, ci scrive, così come Carlo, su Facebook, stanno guardando la diretta in questo momento, dice: guardate che il TG5 ha fatto vedere i Carnevali d'Italia, un servizio sui Carnevali d'Italia, purtroppo mancava Fano, che bufala per i fanesi. Oppure oggi nei TG hanno parlato dei Carnevali in Italia, di noi non ne ha parlato nessuno. Con Cecchini sì, perché? che cose ridicole. Sì, ma ci credo, ci mancherebbe. Si vede che Cecchini stava più simpatico, non lo so. Non posso rispondere a una domanda così sciocca. Una domanda sciocca. Allora, intanto chiedo alla regia di là di fare silenzio, perché siete la metà di 1000, ma sembra che c'è uno stadio intero e qui noi ci deconcentriamo, quindi vi chiedo la cortesia di fare silenzio, regia, vi chiedo scusa, ma se no poi non perdiamo la concentrazione. Quest'anno di noi hanno parlato veramente in tutta Italia, da RTL che ci ha fatto una grossissima pubblicità, e ricordo che RTL è la prima radio italiana, da Il Foglio, Repubblica, siamo andati su riviste anche molto più commerciali, sono venute trasmissioni televisive, quindi poi dopo sono scelte anche giornalistiche delle TV stesse, ma che non ci conoscono, insomma mi sembra un po'... Andiamo invece adesso a vedere, così penso che sia la cosa migliore da fare per far vedere anche a casa chi non è stato a questa terza domenica, andiamo a vedere... questo servizio che hanno realizzato sia Simona Zonghetti che Lino Balesta con i vari operatori eccetera, un servizio riepilogativo su quella che è stata la giornata di oggi al Carnevale di Fano. È un servizio interessante che vi invito a seguire. Terza ed ultima domenica di sfilate in Viale Gramsci a Fano per l'edizione 2018 del Carnevale più antico d'Italia. Chiusura baciata dal bel tempo, uno splendido sole invernale ha fatto incassare una chiusura con il pienone alla manifestazione. Tanta gente sin dal mattino che, come da tradizione, sta diventando una parte sempre più essenziale della domenica del Carnevale, con tante attività in piazza, cominciando dal Carnevale dei Bambini, congiungendo quasi senza soluzione di continuità la mattinata al pomeriggio, creando così un unico contenitore dalle 10 del mattino sino alle 20 della sera con il concerto finale in piazza dopo la sfilata delle luminarie. Ed i bambini hanno aperto, è proprio il caso di dirlo, le danze dell'ultima domenica con un'esibizione di Una scuola tra le note. Protagonisti gli alunni della scuola primaria Tombari di Bellocchi. A seguire una nota di internazionalità con l'esibizione dei gruppi folcloristici europei. Poco prima di mezzogiorno, esplosione di ritmo e di colore in piazza, grazie al carnevale più festoso e travolgente al mondo, quello cubano, per l'esibizione del Gran Caribe Cuban Show e la scuola di ballo di Medellin Gomez e la più nostrana New Latin Academy di Mattia Diamantini. Mentre a Fano in piazza risuonavano le note carioche, nella stazione di Pesaro risuonavano altre note, quelle ben più blasonate del baritono Alaimo, che ha cantato due note arie rossiniane dal Barbiere di Siviglia, con cui è stata accolta la sbuffante locomotiva a vapore del 1907, con 5 carrozze d'epoca al seguito, proveniente da Ravenna con 400 passeggeri a bordo, destinazione Fano, per un romantico e nostalgico viaggio nel tempo.
alle 12.55 arrivo a Fano, accolto però dalle più ruspanti sonorità della musica arabita. E così le 400 persone, molte delle quali in maschera, si sono potute dirigere verso i varchi del percorso. E 2 minuti per lo spettacolo, non mi hai più detto chi amo. Oltre ai 400 viaggiatori del tempo, fin dalle primissime ore del pomeriggio, Viale Gramsci ed Il Pincio hanno cominciato ad affollarsi in attesa dell'inizio della sfilata. Poi chiudiamo in bellezza con una giornata baciata dal sole, tantissima gente da questa mattina, bellissime emozioni anche con il treno storico, ma poi oggi veramente tantissima gente, quindi grande soddisfazione, dimostrazione che il Carnevale di Fano è un grande carnevale e molto partecipato. Alle 15, per l'ultima volta, il colpo di cannone dal bastione del Nuti ha fatto mettere in moto i giganti di cartapesta e tutto il corteo del corso mascherato, infarcito questa domenica anche dalle esibizioni internazionali dei gruppi folcloristici, delle musiche caraibiche ed affollato anche da tanti personaggi, alcuni noti, altri meno, e anche assidui frequentatori di questa manifestazione. Oggi sì, ci sentiamo veramente a casa con Cuba, tutto il gruppo di Cuba del Gran Caribe e tanti altri. Staff. Abbiamo qua DJ Polin, che è uno dei migliori DJ d'Italia e non vorrei azzardare del mondo perché sta facendo un tournée in tutto il mondo. Mi piace il carnevale? Mi incanta, bellissimo. Sono lei un affezionato del carnevale di Fano che oggi non è voluto mancare e ha brindato anche una bella giornata di sole. Ho portato un po' di sole, un po' di vento, un po' di fresco, però va bene così. Sono andate via tutte le nuvole che ci hanno interessato ieri, quindi va bene. Vediamo che anche qui ci sono davvero tantissime casse piene di quintali di dozzumi. È pronto a lanciare questo cioccolato? Sono pronto e come sempre arriverò a casa che mi farà male il braccio. Buon carnevale! Grazie anche a voi! Vice sindaco, come si sente oggi? Oggi in doppia veste, una da vice sindaco del carnevale e mi piace da matti questa carica, devo dire. Ho la chiave per aprire la città. Aprirò martedì pomeriggio il cerchio di fuoco per bruciare il Voulon e il Pupo. Buon carnevale! Grazie Simona, buon carnevale a voi e a tutti gli spettatori! Naturalmente! Ciao Fano! Viva il carnevale e teniamocelo stretto questo carnevale! Benvenuti al carnevale a tutti i telespettatori di Fano TV! Ciao dalla musica arabita! Buon carnevale a tutti! Ciao! Carri di prima e di seconda, il Voulon, le mascherate, tutti accompagnati e presentati imprescindibilmente dalle voci del carnevale, l'inossidabile Francesco Boiani e Brunella Ugolini. È andato tutto molto bene, siamo felicissimi, il tempo tenuto soprattutto questo, quindi è stato veramente bellissimo anche quest'anno, un grande carnevale 2018. Devo ringraziare Brunella, veramente che quest'anno è stata molto carina, molto vicina e mi ha dato una grossa mano, veramente, ci siamo divertiti anche noi, abbiamo lavorato, vero? Siamo divertiti, una squadra perfetta, ci vogliamo bene e questa è la base nella vita in generale, questo vale sempre. Per questa ultima domenica si deve registrare, contrariamente alle due precedenti, un maggior numero di persone mascherate sul percorso, oltre che al colpo di colore dei palchi che si danno sempre molto da fare, anche in virtù dell'ambito premio in palio per il più bel palco mascherato. Beh, ma qui al Carnevale di Fano in realtà oggi è pieno di regine, buonasera! Buonasera a tutti, salve! Che onore oggi! Anche per noi essere qui a Fano, sai, non è da tutti i giorni. Intanto abbiamo coriandoli, ma io sapevo di regina insomma che ce n'era una. Sì, però sai, bisogna moltiplicarsi. Quanti siete? Noi siamo 14 e poi siamo in compagnia di Giovanni Ciacci naturalmente. È un po' il capo qua. È il capo, sì, ci tiene a bada. Buon carnevale, buon divertimento. Grazie, ciao a tutti. Tutti i frutti e tutti i colori della vita. Esatto, abbiamo qui le maschere realizzate dai bambini, la fragola, poi c'è la ciliegia, fragola, ananas e guardate la varietà, la mela, il kiwi, l'arancio, l'uva. Ragazzi, ciao. Ma vi state divertendo? Sì, molto. Siete pronti a prendere la
caramelle? Sì! E la musica rapita non è soltanto sul carro allegorico, perché ce l'abbiamo anche sui palchi, con la scuola di Cucurano. Esatto, la nostra mascherata vuole essere un omaggio alla musica rapita, che è una delle anime più goliardiche del carnevale di Fano. Però siamo anche rapiti perché il nostro territorio bellissimo aspetta da troppo tempo la scuola nuova, quindi siamo rapiti anche per questo. Intanto per oggi vi rilassate un po', vi divertite in questo carnevale. Esatto, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a voi, fatemi vedere la mano, fatemi vedere la mano, eccola, ciao! L'attrazione nell'attrazione poi quest'anno è stata la grande ruota panoramica da 25 metri che ha acceso sin dalle prime ore della sua comparsa gli animi dei fanesi, divisi tra l'opportunità del sito dove è stata collocata e la novità assoluta per Fano. Roberto, com'è andato in questo periodo? Molto bene, non ci aspettavamo questo incremento di persone, pensavamo che era un po' più normale, ma il giorno della domenica, il giorno del carnevale è stato molto importante per noi, cifre molto importanti, parecchio pubblico, molta affluenza. Siete già riusciti a quantificarle? Avete fatto un bilancio? A quantificare proprio del tutto no, però circa un migliaio di persone, molte persone, ancora dobbiamo fare un piccolo bilancio di quello che potremmo avere avuto come persone. Fino a quando rimarrete qua? Si spera che si possa rimanere qui fino al mercoledì, il martedì penso che sia San Valentino, è martedì grasso e mercoledì è San Valentino. Se fa piacere all'amministrazione, alla carnevalesca, insomma, il carnevale è andato, ora guardiamo questi ultimi due o tre giorni, poi ci sarà lo smontaggio e si spera che il prossimo anno sia piaciuto ai fanesi e ci riaccetteranno, è stata una bella idea nostra e da parte più che altro dell'amministrazione del carnevale. Dunque il prossimo anno ritornerà, o anche sì. Prima, perché no? Anche prima, siccome noi siamo in possesso di due ruote panoramiche, una un pochettino più piccola, però è una in stile barocco che fa veramente ricordare i sapori di una volta dell'Italia. Questa è più moderna, più illuminata, quell'altra invece è molto più romantica. Spero che ci riaccetteranno, dipende tutto dall'amministrazione e se è piaciuta la ruota. Ma se tutto è filato liscio, come si dice in questi casi, con tutto il carico e la pressione che le nuove disposizioni di Gabrielli hanno riversato sugli organizzatori, comune e carnevalesca, lo si deve alla macchina della sicurezza che è stata messa in campo per questa edizione del carnevale, un dispiegamento di uomini, mezzi e volontari mai visti prima, che assieme alle forze dell'ordine, ai varchi e dagli addetti alla protezione civile, come perfette valvole a farfalla del più sofisticato motore a scoppio, hanno regolato i flussi di visitatori in entrata ed in uscita, in modo da avere sempre sul percorso rispettate la soglia delle 15.000 persone imposta dalla prefettura. Olivia, appena cominciato il giro del getto e già vediamo varchi chiusi, quindi insomma ci sono più di 14.000 persone presenti in Viale Grassi. Sì, oramai è la seconda o terza volta che si chiudono i varchi, ma devo dire che col sistema adottato questa volta è molto più funzionante, perché c'è un prefiltro e quindi la gente sta dietro il prefiltro, si riempie il filtro, si chiude di nuovo il prefiltro e si fanno entrare tutti quelli sul filtro. Si è stimato già quante ne tiene il prefiltro per ogni, soprattutto via 12 settembre, via Roma e via Arco d'Augusto, e quando arriviamo sotto il numero che le uscite delle persone stimate nel prefiltro si aprono correttamente. Quindi diciamo che da domenica a domenica sta funzionando sempre meglio. Il ricambio c'è già stato da un po'. E si prevede che, come domenica scorsa, che appena parte il getto tutta la parte di via 12 settembre esce in massa parecchie, a quel punto si riuscirà forse perché la gente nel prefiltro è ancora, ce n'è diversa, a seconda di quello che esce lo faremo entrare, ma di solito quando il giro è a metà già la gente sta uscendo dalle varie vie laterali, nel ritorno specialmente nel getto di ritorno
giorno, quando ha superato via Porta Maggiore, che escono da Viale Buozzi e dalle vie laterali, si può sicuramente aprire tutto. Devo dire che la gente oggi è stata molto più ordinata, senza calca, mentre l'altra volta quando si è aperto sono comunque entrate in massa, anche se le forze dell'ordine li avevano già controllati quando erano fermi. Oggi invece col filtro e prefiltro si riesce a controllare molto meglio, ad essere un ingresso molto più regolato e tranquillo. Gli aggiustamenti che sono stati messi in atto questa domenica in via Giordano Bruno e Viale Buozzi e nuove vie di fuga unite a quelle della seconda domenica hanno fatto sì che il clima e la situazione generale ai varchi di accesso fosse più tranquilla delle precedenti domeniche, in cui è sicuramente dispiaciuto vedere alcune migliaia di persone non riuscire a entrare nel percorso nelle prime ore di sfilata. Ora la mente e gli sforzi devono essere proiettati da subito alla prossima edizione, in cui la macchina dei varchi è sicuramente testata, ma ci sarà un biglietto da far pagare, una più attenta e precisa programmazione con un calendario da consegnare il prima possibile alle agenzie di promozione turistica per vendere il prodotto carnevale e promuovere quindi Fano, ma soprattutto, e ce lo auguriamo tutti di gran cuore, vedere carri di prima categoria nuovi e che non sfigurino soprattutto al cospetto del tanto celebrato carro di Rossini, che siano degni quindi del carnevale più antico d'Italia. Questo e maggiormente su questo la carnevalesca ha tanto, tanto lavoro da fare. Beh, allora, intanto diciamo subito che partendo da questa considerazione di balestra, che c'è tanto lavoro da fare, però se lei mi risponde se non ci sono i soldi non si può fare niente, chiudiamo il programma e andiamo a casa, no. Oppure voi andate, state a casa e addio riunioni. Nel senso che non possiamo sempre comunque dare la colpa al fatto che mancano i soldi, anche perché se ricorderete... lo dico ai telespettatori, a un certo punto voi avete detto che avevate annunciato il biglietto d'ingresso, poi i soldi, perché mancavano i soldi, poi i soldi sono arrivati finanziamenti, regione, comune, eccetera, eccetera, e avete tolto il biglietto d'ingresso. Poi, di fatto, il carnevale, a parte il carro di Orsini, è un carro, come abbiamo già detto, quello del pesce azzurro, il resto è rimasto tale quale quello dell'anno scorso. Quindi tutti questi soldi, è una domanda che io ho fatto agli ospiti quella prima sera, la faccio a lei visto che è lei che tiene i conti. Le chiedo, questi soldi, per che cosa sono stati utilizzati? Ovviamente sono stati utilizzati per coprire delle mancanze, dei buchi di bilancio che avevamo ereditato e qualcosina che ovviamente era qualche conto del primo carnevale che avevamo messo in conto di fare, qualche piccolo buco che abbiamo fatto anche noi ovviamente un po' per inesperienza, un po' perché comunque dovevamo dimostrare di saper fare un carnevale, quindi ovviamente il primo anno, non avendo avuto un passaggio di consegne che ci ha aiutato, insomma, siamo arrivati in carnevalesca completamente inesperti, quindi avevamo messo in conto che i conti fatti potevano non essere precisi, questo per inesperienza, quindi una parte, insomma una gran parte per dei debiti che abbiamo ereditato, un'altra piccola parte per dei debiti che inevitabilmente abbiamo fatto noi per poter portare a casa un carnevale, e quindi abbiamo ritenuto opportuno quei soldi in più che la regione è riuscita a garantirci, ma è riuscita a garantirci perché abbiamo lavorato con la regione, nel senso che non è che sono arrivati come manna dal cielo, sono arrivati perché abbiamo creato dei rapporti tali per cui c'è stata una fiducia reciproca, un lavoro reciproco. Allora andiamo adesso a vedere, con l'aiuto della grafica, noi abbiamo preparato delle pagelle, ok? Come si fa alla fine di un percorso scolastico per ogni studente, noi abbiamo preparato delle pagelle. Allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica queste pagelle, ok? Allora, le pagelle del carnevale secondo il processo. Dunque, ai carri allegorici abbiamo dato un 6. Allora,
li vediamo insieme. Mascherate nel percorso 4, mascherate nei palchi 7, eventi collaterali 3, ente carnevalesca 4. Quindi, stando così, i voti avete un'insufficienza piuttosto grave. Chi ha dato questi... Il processo, noi. Ah, ok. Il processo. Allora, un po' di parte. Andiamo, vabbè, in base a tutta una serie di considerazioni che adesso io vado a sviscerare. Per esempio, il 6 ai carri allegorici. Nonostante la maggior parte dei carri di prima categoria fosse già nota, questi carri fossero già noti da tempo, quest'anno dall'anno scorso, senza neanche il restyling, come dicevo prima, e il nuovo carro di Rossini, le opere dei maestri carristi sono sempre belle e comunque le vediamo una volta all'anno, anche se sono viste e riviste, però un 6 se lo meritano per tante ragioni che abbiamo già detto anche nelle precedenti trasmissioni, e quindi il 6, che è un 6 anche di incoraggiamento per il prossimo anno, nella speranza che qualcosa cambi, se lo meritano. Invece un bel 4 l'abbiamo dato alle mascherate lungo il percorso, perché, e io credo che lei non può che essere d'accordo, anche se è di parte, però converrà con me che vedere quelle mascherate che stanno di fronte ai carri che sfilano non è che siano il massimo. Adesso nessuno si deve offendere, che ripeto, non è, noi stiamo facendo considerazioni di tipo generale, non stiamo parlando in questo caso specifico della mascherata che ha sfilato adesso, che comunque merita, carina, tutti bravi, eccetera. Parliamo in senso generale, nel contesto del carnevale. Quelle che si sono viste non sono sufficienti. Ogni carro allegorico, per esempio, dovrebbe essere preceduto da una sfilata di almeno 30, 40, ma anche una cinquantina di persone con costumi che siano di alta qualità, ben truccate le persone, coordinate tra loro, insomma, devono garantire uno spettacolo nello spettacolo. Concordo. Sarebbe interessante, per esempio, incentivare delle scuole che si occupino di costumi, cioè la preparazione dei costumi, sartoria, un trucco, scuole di trucco, che poi servono queste scuole per far lavorare durante appunto la preparazione, per la preparazione del carnevale, e poi chiaramente istituire un premio alla miglior mascherata come incentivo. E quindi diciamo che le mascherate lungo il percorso non vanno bene. Un accenno alle coreografie sui carri, anche se sono ripetitive, durano poco, sono riuscite comunque a garantire un effetto spettacolare al carro. Ballare tutte quelle ore, muoversi tutte quelle ore non è una cosa semplice, quindi va dato atto, immagino che non sia neanche semplice trovare le persone che vengano a ballare qui, considerati i tempi, che ognuno per qualsiasi cosa adesso vuole essere pagato, per cui una volta si faceva per la gloria, per andare sul carro già bastava come vanto, oggi non dico che vogliono i soldi, ma ci siamo quasi. E comunque, diciamo, le coreografie sui carri noi gli abbiamo dato un 6. Le mascherate sui palchi invece 7. Perché un voto così alto? Perché devo dire che ci hanno sorpresi positivamente, sono da incentivare, chiaramente da potenziare, però in diversi palchi, in queste tre domeniche, si sono viste delle maschere davvero belle e originali. La simpatia del pubblico, tra l'altro, è stato anche il valore aggiunto di queste mascherate, perché non so se lei si ricorda, Presidente, ma è bene ricordare, e lo facciamo ai telespettatori, che non molti anni fa i palchi venivano spesso utilizzati da varie fazioni cittadine per delle vere e proprie battaglie a suon di uova, farina, caramelle lanciate come proiettili da un palco all'altro, sul pubblico sotto, addirittura sulla banda che solitamente apriva il corso mascherato. E dunque, anche qui, un po' i segni dei tempi, queste cose non credo cadano più, nel senso adesso le mascherate sui palchi sono prevalentemente fatte da famiglie, bambini, quindi nulla a che vedere con i lanci delle uova, delle la farina e quant'altro, una volta si passava dietro per evitare proprio di farsi... Quando eravamo ragazzini noi. Gli eventi collaterali, questo è il voto più basso. Ma posso rispondere? Dopo, okay. Gli eventi collaterali, andiamo a rivedere di nuovo il cartello così rinfreschiamo anche i telespettatori a casa. Gli eventi collaterali hanno preso un voto, credo, il più basso, infatti. Gli eventi collaterali hanno preso 3, perché sono
quasi inesistenti o quelle che ci sono, insomma, sono veramente poca cosa. Per esempio, dalle 13 alle 15, no? Quindi sì, l'ora di pranzo, la città, praticamente la città del carnevale, quella che poi esplode qualche minuto dopo le 15, di fatto è morta, non c'è nulla. Mi sono perso qualcosa? Beh, oggi fino alle 2 c'è stato in piazza, c'è stato spettacolo, e poi alle 2 siamo passati sul percorso. Che c'era, quest'ultima domenica forse qualche cosa è cambiata. Devo anche dire che durante il momento del pranzo gli esercenti stessi hanno piacere che ci sia un po' più di calma, perché così la gente è incentivata a magari a fermarsi a mangiare. Quindi va comunque calibrata questa cosa. Ecco, attenzione, perché i residenti saranno pure a tavola, concludo quello che avevo, sì, che avevo scritto. I turisti più abbienti nei ristoranti a mangiare, ma ci sono anche tantissimi forestieri che, finito il panino, non sanno cosa fare. E quindi un po' di animazione, per esempio, anche in piazza 20 Settembre o in qualche altro luogo, questo si dovrà decidere, però un punto di riferimento per quelli che vogliono in qualche modo passare quelle due o tre ore che li separa tra il carnevale del mattino e quello del pomeriggio, andrebbe fatto. Quindi, per non parlare poi degli eventi del sabato, il veglione, che poi c'è stato, mi hanno detto anche che è andato, mi pare, bene, eccetera. Però ecco, da rivedere, e questo lo chiediamo non solo noi del processo, ma anche quelli, per esempio, che organizzano i pacchetti turistici e che vorrebbero tentare di portare magari i forestieri anche il fine settimana e non solo la domenica con il Morde e Fuggi. Oh, poi il 4 invece è stato dato all'ente carnevalesca. Su questo dovremmo parlare, ma ne abbiamo parlato due domeniche di fila, quindi immagino che lei sappia benissimo il perché di questo 4. Il perché di questo 4 perché... dopo le elezioni quasi a sorpresa dell'anno scorso e quindi il debutto della sua, del suo consiglio di amministrazione, quest'anno ci si aspettava francamente un po' di più. Le nuove norme sulla sicurezza prese sotto gamba hanno dimostrato che la macchina organizzativa di una grande manifestazione come il Carnevale non può mai fermarsi e deve produrre tutto l'anno e non può essere pensato soltanto negli ultimi due mesi. E questo solo per essere generosi. Adesso però rispondo io. Adesso può rispondere. Ok. Allora, la macchina del Carnevale di Fano lavora tutto l'anno. Io ricordo che noi siamo comunque un gruppo di volontari e dedichiamo veramente tanto, tanto tempo al Carnevale di Fano. Le cose da uno o due anni a questa parte sono completamente cambiate. E ho detto spesso, ringrazio questa grande esperienza che stiamo facendo, perché veramente adesso penso che potremmo andare a organizzare qualsiasi grande evento, perché veramente quest'anno abbiamo fatto un'esperienza grandissima sul Carnevale e quindi ringrazio il Carnevale per questo. Ma è tutto cambiato rispetto al passato, quindi non si possono fare paragoni. Le chiedo questo, adesso io capisco e condivido con lei il fatto che ci siano tante persone di buona volontà che vanno ringraziate alla grande, ma anche tanti professionisti, perché in parecchi, ecco, siamo professionisti dentro la carnevalesca. Però proprio perché le cose, come diceva lei, sono cambiate e non si può più pensare di affidare una macchina come questa al volontariato, ecco, non è il caso di rivedere veramente certamente tutto da capo? Certamente, ma lo dico da mesi, tant'è che si è parlato di una fondazione, se ne è parlato anche sui giornali spesso, svariati mesi fa, assolutamente sì. Appena infatti chiudiamo il Carnevale, subito metteremo mano a questo, perché il Carnevale di Fano va rivoluzionato tutto. Reggersi sul volontariato. Ma assolutamente. Ormai il Carnevale non è più la sagra paesana, e sta diventando un grande evento. E come grande evento ha bisogno di una azienda, che può essere una fondazione, che sorregga questo, anche perché il bilancio della Carnevalesca è ancora insufficiente, ma comunque gestiamo sui 500.000 euro, di cui
130 più 35, quest'anno 60, sono pubblici, il resto li trova la carnevalesca. Quindi ricordiamoci che gran parte del bilancio dell'ente carnevalesca lo trova la carnevalesca con gli sponsor. Ecco, quindi questo lo vorrei sottolineare. E c'è un grande lavoro di partecipazione. Quest'anno abbiamo parlato con tutti, siamo arrivati all'università a fare lezioni all'università con il Carnevale di Fano. Quindi abbiamo lavorato tanto. Sono cose che non fanno notizia, ma se i risultati piano piano arrivano perché sotto c'è tanto lavoro. Ecco, il Carnevale non è solo la festa, la mera festicciola. Il Carnevale è un contenitore di tanto, è un contenitore culturale ampissimo che ha tante sfaccettature, e quindi noi stiamo lavorando tanto su questo. Piano piano i risultati, anno per anno, arriveranno. Quest'anno sono arrivati tanti risultati positivi, vediamo la collaborazione con il Pesce Azzurro, che anche grazie all'associazione Fantagruel si è messa in moto. E Pezzolesi è felice di questa collaborazione, e speriamo che sulla scia di questo tante altre aziende vogliano investire sul Carnevale. E questo aiuta il Carnevale, aiuta la città e aiuta le aziende. Quindi, ecco. Ma tutto questo non è che arriva, ovviamente il Pesce Azzurro non avrebbe potuto fare il carro se non ci fosse stato il Carnevale, perché il Pesce Azzurro ha fatto un carro perché c'è il Carnevale, non perché ha voluto mettere un carro davanti al suo negozio, ma perché voleva partecipare al Carnevale. Sorcinelli ha dichiarato che dopo il Carnevale di Fan, l'ultima, insomma, martedì, quando si chiuderà con il Martedì Grasso, terrà insieme agli altri del suo gruppo una conferenza stampa. Lei... che cosa si aspetta da questa conferenza stampa? Ma liberissimo di farlo, quando capiremo che cosa dirà nella conferenza stampa risponderò a quello che dirà. Non c'è, ecco, lei ha detto che durante l'anno comunque voi lavorate sempre per fare in modo che il Carnevale venga fuori una bella manifestazione. Certo. Trovare un diplomatico all'interno del suo consiglio che cominci a ragionare e a lavorare per unire invece queste due fazioni di carristi che sono separati in casa, perché di fatto questo è. Cercare di unire, di trovare un punto di incontro, cercare di fare in modo che i carristi siano una cosa sola, perché di fatto sono l'anima del Carnevale. Certo. Guarda, noi ci siamo entrati in carnevalesca proprio con questa mission. I maestri carristi sono per noi parte integrante e assolutamente protagonisti del Carnevale. E io non conoscevo tutte queste diatribe che probabilmente sono di ormai di tanti anni fa, quindi non di adesso, e che si portano dietro. E effettivamente è una categoria abbastanza difficile, devo dire. Abbiamo provato con insuccesso, quindi abbiamo fallito sicuramente in questo, nel cercare di farli collaborare. Non ci siamo riusciti ancora. Quindi giustamente dici un mediatore, sarei felice che ci fosse, sarei anche felice di trovare una soluzione per questo, sicuramente forse con le persone più grandi magari è un po' più difficile, perché ormai sono radicati queste incomprensioni, magari con i giovani è più semplice, non so, sicuramente su questo bisogna lavorare, assolutamente. Questa mattina alla stazione di Pesaro è arrivato, l'abbiamo visto nel servizio, il treno accennato nel servizio riepilogativo, un treno a vapore che viene tutti gli anni. Quest'anno però ha fatto tappa anche a Pesaro, perché chiaramente Pesaro quest'anno è entrato proprio alla grande all'interno del Carnevale di Fano con il carro di Rossini prima e poi anche con questo evento del 150esimo che sta ormai per iniziare. Allora, l'ha seguito per noi Lino Balestra, andiamo a vedere questo breve servizio, com'è andata. Pronto a far tutto da notte al giorno, sempre di giorno, vicino sta. Mia cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Siamo in stazione a Pesaro, stiamo aspettando sul binario 1 questo
treno a vapore proveniente da Ravenna che collegherà Ravenna e Fano, passando da Pesaro, raccogliendo viaggiatori per visitare nell'ultima domenica di Carnevale il corso mascherato. Vivremo un momento romantico perché è una locomotiva che ha più di 100 anni, poi il vapore insomma è scomparso dalle nostre linee ferroviarie negli anni 70, però comunque insomma un bel modo per unire due città, Sindaco. Beh, non potevamo mancare a questo appuntamento che dà tante suggestioni, e qui ci sono le emozioni forti del Carnevale di Fano e di Rossini che si sono unite per questa edizione, e quindi sono emozioni su emozioni. Vedo tanta gente che sta aspettando il treno. Ritorniamo, andiamo nella macchina del tempo, torniamo indietro, speriamo che non si guasti qualcosa, che non ci faccia ritornare poi ai giorni d'oggi. Però ecco, è una bella emozione, è la prima volta che salgo su un treno storico come quello che sta per arrivare, quindi una doppia emozione anche per me. Doppia emozione, però l'accoglienza a Pesaro, la città di Pesaro l'ha voluta fare con i controfiocchi. Abbiamo il maestro Alaimo insomma, che accoglierà con note rossiniane questo treno. Sì, il carnevale più antico, omaggiato da un mezzo di trasporto antico. Ci tenevamo a iniziare gli anniversari di Rossini con una delle più grandi istituzioni italiane che il Carnevale di Fano, sia in termini di visibilità ma proprio anche in termini di collegamento culturale tra le due città, una città dove il teatro è nato grazie a Torelli, una città che con Rossini ovviamente ha portato l'opera lirica non solo in giro per il mondo, veramente un inizio locale ma di valore internazionale, e quindi la magia di un treno a vapore insomma poteva solo suggellare questo, tant'è che poi c'è un vagone che si aggiunge, che arriva da Pesaro, ma in realtà sono tante persone che da Ravenna fanno tutte le città per proprio individuare questa fortissima suggestione del Carnevale di Fano come avvio di questi anniversari. Ad accogliere il treno qui sul binario 1 della stazione di Pesaro, il maestro Nicola Alaimo, ormai una voce di casa per i fanesi, accompagnato al pianoforte da Elisa Cerri. Allora maestro, con che cosa accoglierà questo treno a vapore così retro, così romantico nella sua performance? Ah, lo accoglieremo ovviamente con la musica di Rossini, è una musica immortale. Sono felicissimo di essere presente in questa occasione. Non mi è mai capitato di cantare un binario della storia, cioè è la prima volta che ci esibiamo in questa situazione, per cui insomma penso dopo di questa di averle fatte tutte, ma ci sono molto contento. Prima volta, esatto. E poi saliremo tutti sul treno che ci porterà a Fano, così andiamo a vedere anche il carnevale. Che aria eseguirà? Sono arie straconosciute da tutto il pubblico pesarese, da tutto il pubblico di tutto il mondo. Sono La cavatina di Figaro, dal Barbiere di Siviglia, e La calunnia, che è l'aria di Don Basilio, sempre dal Barbiere di Siviglia. Richiamando il carro giustamente di Rossini. Di Rossini, che è meraviglioso, è stato fatto un ottimo lavoro, davvero straordinario. Bene, allora un palco quanto mai insolito anche per lei. Sì, sì, ma è innanzitutto un piacere sempre con Nicola, perché siamo veramente amici di vecchia data. E diciamo le date che non sta no, bene. No, assolutamente. Sono e comunque rumoriamo. Siamo aperti al nuovo, per cui perché no? Cioè mi sembra un'ottima occasione anche questa. E il fascino di queste macchine è veramente spettacolare, lo dimostra la tantissima gente che è qui sulla banchina della stazione per vederla, ammirarla, fotografarla, è bellissima. E vicino, se vedete in questo momento, c'è il passato e c'è il presente. Proprio adesso è arrivato un Vivalto, che è un mezzo recentissimo delle Ferrovie dello Stato. Pensate, quando era in servizio, nei primi del Novecento, rappresentava il massimo della velocità, collegava come linea veloce Milano a Torino, era l'alta velocità del tempo, alla iperbolica allora velocità di ben 75 km all'ora, ma
devo dire che sicuramente il fascino è rimasto immutato. L'emozione di salire su un treno come questo, la locomotiva, qui siamo nel punto cruciale della locomotiva, qui si comanda praticamente tutto, quindi il macchinista era ed è in questo caso un punto cruciale del treno. Il macchinista, diciamo, è il perno in questo caso, perché se si sbaglia a spalare si rischia di non fare la pressione, quindi di fermarsi. Questa è una macchina, è la 75-76, una volta vengono fatti gli espressi diretti, va a 120 km all'ora, quindi ne fa, diciamo. Quanto carbone vi portate dietro? Qui c'è un tender che ha 6 tonnellate di carbone e 22 metri cubi di acqua. L'acqua bisogna rifare la fano, il carbone ci basta per il ritorno. Per il ritorno, c'è un ritorno, voi avete recuperato mezzi storici come questo. Esatto, noi grazie a Fondazione Trenitalia, che è a Roma la sede, che sta recuperando molte linee e tutti i mezzi storici, ci ha permesso di lavorare e di continuare. Io sono 39 anni con l'abitazione a vapore, ho preso nel 79 nel Genio Ferroviere, tra l'altro. E con soddisfazione la faccio volentieri tutti i giorni. Se possiamo dare qualche dato tecnico, questa grande leva che cos'è? Questa è la leva del regolatore, serve per trazionare, per far andare la macchina. Si prende il vapore nel duomo, si manda nei cilindri e in base alla leva, questa qui è il senso di marcia, va in senso di marcia avanti, manda il vapore in avanti, quindi la macchina spinge in avanti. Invertendo il senso di marcia, il vapore va mandato all'altro lato del cilindro e la macchina va indietro. Se lo possiamo far vedere, eccolo qua. Il grande forno della macchina. Grande forno. Senta, ma è divertente fare, immagino di sì. Beh, è molto faticoso, però quando tutto va come deve andare dà molta soddisfazione. Anche le 5 carrozze che seguono il locomotore sono antiche, sono d'epoca, sono le cosiddette 100 porte. Questo viaggio? Per i bambini, abbiamo portato i bambini. Vi state divertendo? Sì! Vi piace il carnevale? Sì! Chi sarebbe lei? Io sono il sovrano di Egitto. Il sovrano di Egitto in treno? In treno. Fantastico. Ci mancherebbe. Da Ravenna. Per il carnevale di Fano. Del carnevale di Fano. In questo momento è arrivato il treno a vapore nella stazione di Fano, è arrivato puntualmente alle 57, adesso sta facendo, come ci hanno detto i suoi manovratori, il rifornimento d'acqua, il carbone gli basta anche per ritornare a Ravenna, resterà qui in stazione per la gioia di quanti vorranno fare delle foto fino alle 6 di questo pomeriggio, dopodiché ripartirà alla volta di Ravenna col suo carico di passeggeri, naturalmente dopo che hanno visto il nostro corso mascherato, quindi alle 6 ripartirà per Ravenna dopo una bella giornata di carnevale per tutti i suoi 400 passeggeri. Beh, devo dire, insomma, delle belle immagini, sì. E anche un'iniziativa che sicuramente ricorderanno tanto quelli che sono hanno avuto sì, la fortuna di poter salire su queste carrozze, di fare un viaggio così d'epoca, bello. Sono iniziative queste collaterali che andrebbero, secondo me, moltiplicate, pensate, studiate, perché comunque rendono bella la manifestazione in generale, quindi assolutamente bisogna sì. bisogna pensarci davvero bene su queste cose. Assolutamente, allora, sì, lo faremo. Per quanto riguarda, siamo tra un attimo andiamo in pubblicità, poi gli ultimi 5 minuti del programma. Per il prossimo anno, ormai quello che è stato, ci sono persone che continuano a scrivere, ci continuano a dire che hanno aspettato troppo, che insomma purtroppo
insomma, ma qualche disagio sicuramente ci sarà si stato. Si poteva evitare. E mi dispiace, sicuramente l'anno prossimo il problema non ci sarà, perché appunto ci sarà il biglietto. Allora, parliamo un attimo del biglietto. Manterrete, adesso è presto per dirlo, però manterrete i prezzi che più o meno avete anticipato qualche settimana fa, cioè 10 euro più o meno, parliamo sì, di questo. Il tetto massimo sicuramente sarà 10 euro, su quello non credo con che ci saranno grosse variazioni. Con delle agevolazioni, sì. Riduzioni anche per bambini, eccetera, eccetera. Potrebbe esserci questa, adesso ne dobbiamo parlare, per incentivare la compra online. Potremmo magari, non so, mettere 12 euro se arrivi alla cassa, invece se lo compri online 10 euro o 8 euro, questo per evitare appunto le file, nel senso incentivare il discorso online. L'acquisto online. L'acquisto online per arrivare in cassa e già con il biglietto si entra velocemente, ecco, questo potrebbe essere, ma è tutto da verificare. Facendo due conti, quanti soldi avreste incassato se queste tre domeniche... Ci fosse stato il biglietto. Adesso non so 15, se ci sarebbero stati gli 15, stessi numeri. Beh, vabbè, ma tanto 15.000 euro più o meno tutti. Tutte le domeniche. Ah, sì, certo. Adesso sì. Qualcuno parla. Però adesso c'è da dire che era impiantare. Gratis, invece, Intanto era gratis. Quando si paga, magari scende un po'. Sicuramente. Poi c'è da dire questo: impiantare la macchina della chiusura, cioè. Un conto è le chiusure per la sicurezza, un conto è le chiusure. Per la sicurezza e la bigliettazione. Questo comporta un impianto diverso, una macchinazione più diversa, più costosa, le macchine all'ingresso, le persone che stanno all'ingresso a sbigliettare, quindi è un'operazione molto più complessa e molto più costosa. Quindi, occhio e croce, 400.000 euro secondo me in cassa le avreste fatte questo adesso, con le riduzioni. Sinceramente non te lo 450, so. 450 45.000 persone, chiaramente non tutte potrebbero pagare 10 euro perché ho le riduzioni. Adesso potrebbe 400... essere una media di 5 euro magari, 4-5 euro, ecco. Contate però questo, adesso su un biglietto di 10 euro agli organizzatori ne entrano puliti 4. 4. Tolto, quindi... Si è parlato poco del getto quest'anno, nel senso... Sì. Poco male, nel senso non si è parlato del getto, qui significa che il silenzio ha senso, quindi che è piaciuto. Solitamente il getto scatena sempre reazioni, no, di proteste, perché è poco, perché non ha qualità. Invece mi pare che la scelta di gettare dal carro soltanto cioccolate e non caramelle forse ha accontentato tutti. Vi aspettavate questa... Ma, la qualità mi pare che sia buona. Sì, la qualità è sicuramente buona. Abbiamo chiesto a Rovelli quest'anno di aggiungere cioccolato fondente, che l'anno scorso era meno, e quindi questo mi pare sia stato apprezzato. E abbiamo deciso appunto solo cioccolato. Mi sembra che nell'insieme le quantità nessuna sono... nostalgia della perugina, dei baci, nessuna. Ma, no. Nostalgia nel senso. È una questione di soldi anche lì. Sì. Questo è purtroppo la Perugina, ha dei costi improponibili, ma parliamo di 10-15 euro al chilo contro i 4 euro che paghiamo a Rovelli, e la qualità è comunque molto alta anche su Rovelli, come dicevo la cioccolata è quantificata in stelline e ha 5 stelline di qualità, quindi comunque un'ottima qualità. E purtroppo i tempi cambiano, bisogna fare i conti con situazioni diverse, quindi è logico che insomma... magari si cerca di privilegiare magari altri aspetti piuttosto, alcuni aspetti piuttosto che altri. Io penso che il getto all'ente carnevalesca per l'ente carnevalesca non debba essere un costo, è sempre stata una rimessa per l'ente carnevalesca il getto di circa 10.000 euro ogni volta. L'anno scorso siamo riusciti ad avere un incremento di un 8.000 euro e quest'anno adesso dobbiamo fare i conti, ma sicuramente non ci abbiamo rimesso, ecco, e questo già è un grande vantaggio. Insomma. Perché nel bilancio di un carnevale il getto ha una voce importante, di quanto? Dunque, non vorrei sbagliare, mi pare un 60-70.000 euro. 70.000 euro circa. Una cosa del genere, cioè non vorrei dire. Considerando che pagano per tirare i cioccolatini sui 2.000-2.500 euro. Sì, orientativamente un 180 euro a cassa, 180 euro a cassa. Ritorna quindi più o meno tutto, torna. Sì.
Diego dice, un po' cattivello, dice: oltre all'inganno alla beffa, siccome la carnevalesca non è in grado di gestire l'affluenza, mette il biglietto ad un prezzo simbolico di 10 euro. Come dire, siccome non riusciamo a gestire questi, no, questi bar, che il prossimo anno risolviamo con il biglietto. Sapete benissimo che lo avevamo già deciso, comunque se ne parla da tempo. È stato un po' un autogol però, siete stati sfortunati questa volta con il biglietto, prima sì, poi no. Sì, ma diciamo questo, la questione biglietto è una questione molto discussa, se ne parla da tempo, Luciano stesso ne parlò, voglio dire. La politica ha fatto pressione? Assolutamente no, ve lo posso garantire, ma sulla vita di mio figlio, guarda, assolutamente. Quindi nessuno, perché il prossimo anno poi tra l'altro non solo il prossimo anno cambia, nel senso che si rivoterà per il rinnovare il consiglio di amministrazione dell'ente carnevalesca, ma il prossimo anno a Fano ci sono anche le elezioni amministrative, quindi non so se davvero vorranno rischiare l'impopolarità del prezzo del biglietto. Sono stata, lei è convinta di questa cosa? Io sono convinta, sono stata anche quando sono stata a presentare il bilancio in comune, e si cominciavano a venire fuori diatribe politiche, e io ho specificato il carnevale non deve e non può essere il pupazzo politico delle varie politiche, fuori i partiti dall'ente carnevalesca. Questo, sono stata chiara con tutti, non accetto pressioni di alcun tipo, perché il carnevale non è né mio né tuo, è della gente, e quindi deve rimanere alla gente, assolutamente non esiste, su questo sono categorica, non accetto pressioni da nessuno, consigli sì, pressioni no. Dopo la pubblicità che adesso devo mandare in onda, gli ultimi 5 minuti di programma, negli ultimi 5 minuti voglio parlare anche dei VIP, cioè di quelli che per esempio hanno fatto la fortuna di 100, il carnevale che è un carnevale nato ieri, ma che ha superato quasi tutti, semplicemente perché è un carnevale che ha puntato tutto sul marketing. A tra poco. Allora, seconda e ultima parte, dunque, i VIP al carnevale di Fano, ma i VIP un po' in generale nei vari carnevali, no? 100, dicevamo poco fa, è un carnevale che ha puntato molto, per esempio, sulla presenza di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, che sono solitamente quelli che muovono poi le troupe televisive. Le chiedo, pensare di portare il prossimo anno, oppure qualcuno dell'Isola dei Famosi, o del Grande Fratello? Allora, prima di tutto vorrei dire questo: per me il carnevale sostanza non è forma. 100 ha puntato sulla forma, noi puntiamo sulla sostanza, perché noi abbiamo, mentre 100 non ha una storia, noi abbiamo l'unico carnevale in Italia con una grande storia da raccontare. Lo si veda del grande libro che ha scritto il professor Tosi, lo si veda da quello che ci insegna l'attuale sindaco del carnevale, il professor Alberto Berardi, quindi per me questo è importante, perché noi abbiamo un patrimonio culturale e storico che nessuno ha, ed è per questo che noi andiamo avanti dal 1347. La forma va via. I personaggini dell'Isola dei Famosi durano 6 mesi e se ne vanno. I personaggi che hanno una valenza culturale forte rimangono nel tempo, ma questo interessa. Però avete fatto la Bella del Carnevale, che non mi sembra che abbia molto di culturale. La Bella del Carnevale, abbiamo aperto la Bella del Carnevale con la prima sfilata, le ragazze vestite in nero, una sfilata contro il femminicidio. Ecco, quindi comunque c'è una valenza sociale, un momento di riflessione. Poi ovviamente è carnevale, quindi ci sta pure il momento, no? Più frivolo, come posso dire, però sano. E queste ragazze sono veramente ragazze sane, perché comunque sono ragazze spontanee. Non c'era neanche, devo dire, in questa sfilata bellezze stratosferiche, perché non mi interessa che siano belle, mi interessa che siano belle dentro, che in qualche modo esprimano qualcosa dagli occhi, ecco. E quindi in questo senso ci poteva stare. Quindi, come dicevo, il personaggio sì, l'anno scorso abbiamo avuto Valentina Vezzali, che è un grande personaggio, ma ha tanto da dire. Questo è. Questi personaggi ci vanno benissimo. Personaggi che vanno così in un soffio. Lei ha dichiarato l'anno scorso, insomma, appena si è insediata,
quasi come a voler dare una frecciata al suo predecessore Cecchini, riferendosi alla sua gestione. Noi non faremo di questo carnevale la sagra della porchetta. Infatti ha subito tolto il liscio e poi che altro? Allora, premetto che io non ho fatto frecciata a nessuno. Io ringrazio Luciano e ringrazio tutte le passate gestioni del carnevale, perché comunque ognuno col proprio segno distintivo ha portato avanti il carnevale, quindi ma chapeau veramente, e lo dico col cuore, anche se ci sono state delle diatribe, ma le diatribe vanno così, giusto perché fa folklore. Lo dico veramente col cuore, chapeau a ognuno che ha lavorato per il carnevale. Adesso è il nostro momento, facciamo del nostro. Ho sempre detto, anche quando ero vicepresidente con Luciano, che gli dicevo tante volte: non facciamo la sagra della porchetta, ma io dicevo come battuta, cerchiamo di aprirci un pochino di più. Lui aveva quel tratto e lui è bravissimo a fare queste cose. Io magari prediligo altro e penso che siano tutte e due degne di vivere, insomma. Quindi non c'è il rischio che però farlo troppo, così come anche i suoi colleghi, penso per esempio ad Alfredo Pacassoni, che ha fatto cose meravigliose negli anni passati, i carri più belli forse portano semplicemente la sua firma, no? Penso a quello, sì, di Pinocchio e tanti altri carri bellissimi. Ma farlo così troppo culturale, non pensate che sia una cosa che convinca soltanto voi e pochi altri, quando in realtà il carnevale è una festa collettiva che guarda più che altro al divertimento? Ma anche no, perché lo vediamo coi numeri. Lo vediamo con i numeri: l'anno scorso sold out tutto, quest'anno sold out di tutto e di più, quindi sono i numeri che contano, non sono il pourparler. Il pourparler si può dire tante cose, i numeri sono numeri, e sui numeri non c'è storia. Abbiamo fatto sold out su tutto, su tutte le iniziative, anche culturali, anche sociali, anche... Quindi benissimo, no, non credo. Bene sta andando il carnevale dei bambini sui quali avete puntato molto, anche sì, sulle scuole. Ringrazio assolutamente i due vicepresidenti, Alfredo Pacassoni in primis, Francesca Rosciglione, perché sono loro che portano avanti questo momento della mattina, lo portano avanti benissimo, e crediamo nei bambini perché sono il futuro del carnevale e perché se si innamorano da bambini ameranno il carnevale per tutta la vita. Ok, io... Volevo dire questo, sì, scusi direttore, sì, che non ho detto prima riguardo al signore che chiedeva sulla promozione. Noi stiamo già promuovendo oggi a Milano, alla BIT, il Carnevale 2019, e la BIT è la più grande fiera di turismo che c'è in Italia, quindi ci muoviamo molto per tempo e quindi già gli operatori possono cominciare a lavorare. Voglio anche dire che programmare gli eventi precisi troppo tempo prima è impossibile. Viareggio ha pubblicato il suo programma 4 giorni dopo di noi quest'anno, perché è un work in progress il carnevale, quindi diciamo che si può dare un programma di massima abbastanza per tempo, ma poi gli eventi arrivano veramente work in progress, e a cui non puoi magari dire di no. E quindi come dico, il programma di massima sì. Il programma specifico arriva agli ultimi giorni, ma proprio per questo motivo, non per cattiva comunicazione. Ripeto, Viareggio ha pubblicato il suo programma 4 giorni dopo di noi. Posso farle in chiusura qualche domanda personale? Certo. Poi, semmai, se vuole, può saltarla questa, certo, la risposta. Ma le posso chiedere qual è stato il momento più difficile di questa gestione? Il momento in cui ha detto: chi me l'ha fatto fare? Il primo anno è stato molto difficile. Quest'anno? No. Quest'anno molto meno, perché avevo le spalle molto più forti, venendo dall'esperienza dell'anno passato. Per capire bene il carnevale, ma probabilmente tutte le manifestazioni, ci vuole un anno, nel senso ci vuole l'anno di prova. Ed è stato utilissimo, è stato durissimo, perché non è che mi devo nascondere dietro un dito, ci sono state tante cattiverie da fuori. E anche internamente non è stato facile, perché abbiamo avuto tanti scontri,
perché comunque mettere insieme 18 persone che non si conoscono e farne un'anima unica non è facile. E adesso abbiamo trovato un equilibrio, pur nelle nostre diversità, quindi sicuramente quest'anno va tutto molto meglio. E ho fatto veramente è stato per me una grande scuola di vita questo anno così difficile, dove ho pensato tante volte di non potercela fare. Il prossimo anno, nel 2019, lei sarà chiamata con il suo gruppo a organizzare il terzo carnevale, dopodiché si andrà al voto. Sì. Si ricandiderà? Mi piacerebbe saperlo. Ma non lo so, direi che con l'esperienza, se me lo avessi chiesto l'anno scorso avrei detto di no. Ma quest'anno ci sto pensando perché adesso cominciamo a raccogliere i frutti del tanto lavoro e ho capito che nonostante i giornalisti possano dire, fare, criticare, veramente il popolo del carnevale è con noi, perché ne ho riscontro ogni giorno. L'altro giorno sono stata a Pesaro, un signore mai visto e conosciuto, presidente, complimenti, cioè mi arrivano da varie parti e questo mi riempie il cuore, ma non per me, perché come dico io posso stare un anno, due, tre forse, ma poi vado, il carnevale resta. Ritoccherete lo statuto per impedire che ci sia l'assalto alla diligenza, per evitare sicuramente che ci sia. Sì, ma io in vorrei, che senso lo cambierete? Cosa pensate di cambiare? Nel senso, io vorrei proprio, come dicevamo prima, ma fare in modo che l'associazione diventi altro, quindi probabilmente ci sarà proprio un cambio di passo totale. Non può l'ente carnevalesca essere un'associazione culturale alla stregua di tante altre associazioni che, ovviamente con tutto rispetto, ci sono in città. Ma cambieranno i meccanismi per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione? Adesso, cambierà qualcosa? Avete già intenzione di cambiare qualche regola? Oppure? Adesso questo non so dirlo, nel senso che ci ho messo, insomma, io ho una mia idea, però la dobbiamo condividere e poi, come dico, se si farà un altro tipo di ragione sociale proprio dell'ente carnevalesca, cambierà tutto, quindi ancora un po' prematuro per dirlo, ma ci metteremo mano. State pensando anche a una fondazione? Potrebbe essere, sì, potrebbe essere una fondazione, tutti i carnevali sono fondazioni, tanto un motivo ci sarà, io adesso no. Quindi potrebbe essere una fondazione o un altro tipo di, tra virgolette, azienda, piccola azienda, che possa anche mantenere qualche persona che lavori, e non parlo di me, dico in generale, comunque due o tre persone che lavorano tutto l'anno per il carnevale sono indispensabili, perché se no non si riesce. Le pubbliche relazioni hanno bisogno di tempo e sono importantissime, e tutto ha bisogno di tanto tempo e quindi c'è bisogno di qualcuno che ci lavori, ed è giusto anche che sia così. E questo già ci consola un po'. Assolutamente. Direi, anzi, non poco. Ci lavoreremo, ecco. Martedì si chiude il sipario su questa edizione con il classico rogo del pupo in piazza 20 Settembre. Non le chiedo chi vorrebbe bruciare, ma che cosa vorrebbe bruciare, che non le è piaciuto proprio, a parte il processo che vorrebbe bruciare, no, ma questo no. Ci hanno già provato e gli è andata male. No, io non voglio bruciare nessuno, non, assolutamente. Adesso uno si può arrabbiare per una battuta piuttosto che per un e poi le cose ce le diciamo, no, assolutamente non esiste, il male non lo auguro assolutamente a nessuno. Ma vorrei bruciare l'invidia, le cattiverie, sì, le cattiverie che non servono a nessuno. Ecco, quello sì. Allora, sdrammatizziamo perché siamo veramente in chiusura. C'è stata una, come dire, una scenetta che ci è piaciuta, carina, che siamo riusciti a immortalare, anzi ce l'hanno fatta avere questa clip. Ecco, l'abbiamo chiamata guerra tra sindaci, in realtà non è una proprio vera guerra tra sindaci, però se vedete nel teleschermo, prego, c'è Stefano Guzzi, ex sindaco di Fano, attuale sindaco di Colle del Metauro, che sta tirando e si sta... sta puntando all'attuale sindaco, vedete proprio. Se tutte le guerre fossero no, così, andremmo benone nel mondo. Per dire, insomma, ecco, questa battaglia forse. Sì, ecco, questa sì, battaglia. Sì. E questa è l'altra immagine invece, da un'altra prospettiva, vedete. Ecco. Aguzzi è un po' più cattivello invece, serio, più leggero, più della mano, più tranquilla, insomma. Ma vai a cogliere proprio.
Va bene, e questo invece, ecco, questo per dire insomma che comunque il Carnevale è sempre una grande festa e che proprio per questo, perché ci piace, perché è parte della nostra città e ci teniamo il Carnevale, perché a me dispiace, come a lei è dispiaciuto ricevere le critiche, eccetera, anche no, a noi è le dispiaciuto... Le critiche no, le cattiverie. Le cattiverie, chiedo scusa, è vero. Le cattiverie, a noi è dispiaciuto quando ci hanno fatto passare per quelli che non vogliono bene al Carnevale. Intanto lo ribadiamo ancora una volta, l'abbiamo fatto l'anno scorso, stiamo facendo semplicemente una trasmissione televisiva, cerchiamo di farla al meglio, cerchiamo di tenere compagnia per un paio d'ore le persone a casa, quindi non è che possiamo star qui a lisciare il gatto tutto il tempo. Insomma, dobbiamo anche fare un po' il contropelo, perché se no ci si addormenta. E certamente abbiamo cercato di dare anche di raccogliere dei contributi importanti per migliorare il Carnevale. Qual è la cattiveria che le è rimasta qui? Oddio, una in particolare adesso non mi sovviene alla mente, però... In generale. Cattiveria contro il Carnevale, perché non è che ne ho avute mie di personali. Cose dette a sproposito non vere, insomma, sì, non vere, sicuramente non vere, perché poi alla fine io non sono una persona presuntuosa, quindi io accetto assolutamente ogni suggerimento. Poi magari non tutti i suggerimenti si riescono a portare a termine, un po' perché non si riesce, un po' perché magari non ne siamo capaci anche, quindi con la massima umiltà chiedo scusa se qualcosa non è andato. D'altro canto spero che tutto sommato il Carnevale vi sia piaciuto. Noi siamo qui per lavorare per la città, la Carnevalesca è completamente aperta per suggerimenti e critiche. Ecco, a proposito dei suggerimenti, suggerisca al proprietario della ruota panoramica di non portare quella piccola, perché sennò non sale sopra le mura e quindi non vede nulla. Quando? No, solo che belle battute. E magari cambiare anche la posizione. Ma insomma, guarda, intanto volevo dire questo, che la ruota panoramica va oltre il muro e noi guardiamo oltre il muro, oltre il muro. E poi chissà se magari si riuscisse, a me lo dico così, magari non è possibile per questioni di legge, di ordine pubblico, non lo so, ma magari l'ex AGIP, se fosse aperto il prossimo anno, magari potrebbe essere un bel colpo d'occhio. Ci sono state un po' di polemiche per quanto riguarda i parcheggi. Mi pare che il gestore voleva arrivare a San Valentino, ma non so se gli sarà concesso, anche perché i commercianti scalpitano e vorrebbero invece liberarlo già stasera, quindi non credo che sarà possibile. No, certamente non sarà possibile. Martedì sarà loro ultimo giorno, mercoledì cominceranno a smontare, i tempi tecnici per smontare, poi tutto tornerà normale, abbiate pazienza. Ci hanno telefonato poco fa, anzi prima di andare in onda, quelli che hanno vinto il secondo premio della mascherata di questa sera. Sì, ecco, perché vorrei tanto sapere chi sono. Perché loro hanno detto, guarda, noi siamo andati via perché avevamo una fame terribile, ecco, quindi noi bene. Non ce l'aspettavamo nemmeno, tra l'altro, di vincere, così hanno detto al telefono, quindi siamo andati via. Ecco, ci hanno mandato questo filmato, sono loro okay. È una simpatica mascherata che si chiama quelli dietro l'albero, perché quindi ecco, era vera questa cosa, cioè loro si sono chiamati quelli dietro l'albero perché gli avete dato un palco che praticamente di fronte nel bel mezzo aveva l'albero. Guarda, quindi, che non è che gli abbiamo dato apposta per dispetto, intendiamoci. Quindi, e quindi cosa hanno fatto loro? L'hanno addobbato con due occhi bellino. E una bocca. Forse... E quindi questo per dire la simpatia di queste persone. Carino. E anche l'inventiva. Allora vorrei precisare questo. Io qualcuno si sarebbe arrabbiato, poteva anche arrabbiarsi, no? In realtà avere un albero in mezzo. Ah certo, ma tutti gli anni così capita, qualche palco lo si sa. E Tuquitur, che gestisce questa premiazione, poi mi danno il foglio e avevo scritto quelli dietro l'albero, palco 48, e io non capivo cosa volesse dire quelli titolo, dietro l'albero, signor... invece era proprio il titolo, ecco. Quindi allora prego di contattarci, e, insomma, domani è già aperta la Carnevalesca, contattateci, vi sarà consegnato il premio. Bene, allora io direi che possiamo fermarci qua. L'ultima cosa che devo dirvi invece, a proposito di premi, che nell'ultimo corso mascherato di oggi l'ente carnevalesca ha proclamato gli allestimenti più belli del Carnevale 2018. Scusa, ti fermo, non l'ente carnevalesca, è una cosa che ha fatto il giornale. Arrivo.
votati dagli spettatori attraverso l'iniziativa promossa in collaborazione con il Corriere Adriatico. Allora, come vedete dal cartello, hanno vinto, quindi li hanno votati attraverso il giornale Il Corriere Adriatico, hanno vinto per i carri di prima categoria La Calugna un venticello, quindi era scontato, diciamo, quello dedicato a Rossini, realizzato dall'Associazione Carristi Fanesi su progetto di Pierluigi Piccinetti. Per i carri invece di seconda categoria ha vinto Il Pesce Azzurro Show, che è quello realizzato a Fantagruel su progetto di Mauro Chiappa, e per le mascherate invece Che Emotion, realizzata dal Laboratorio Geniale. Questi sono i premi che che hanno assegnato attraverso le schede che hanno raccolto attraverso i coupon del Corriere Adriatico. Allora, io chiudo qui questo nostro processo. Allora, io so che queste settimane l'abbiamo fatta molto arrabbiare, quindi questo un po' ci dispiace. Allora, adesso noi per farci perdonare, io chiedo, ecco, Simona, vieni pure. Grazie, le offro questo mazzo di fiori. Grazie. Ecco. Grazie. Così, grazie, questo mi fate commuovere. Che noi vogliamo bene al Carnevale di Fano, vogliamo bene all'ente carnevalesca, chiaramente. Abbiamo fatto il nostro programma, la nostra trasmissione. Chiudiamo qui, quindi grazie a tutti voi, grazie anche ai numerosissimi telespettatori che davvero ci hanno seguito in queste tre domeniche per noi faticose, perché abbiamo avuto tanti collaboratori, tanta gente che ha lavorato dietro a questa trasmissione. Il prossimo anno speriamo di poter andare in diretta e di farvi vedere il carnevale in diretta il pomeriggio, perché tanti hanno chiesto di vedere, soprattutto quelli che non possono muoversi, gli anziani, che possano vedere il prossimo anno anche il carnevale. Noi ci fermiamo qui. Vi auguriamo una buona serata, grazie per essere stati con noi, viva il Carnevale di Fano e viva l'Este Carnevalesca. Arrivederci. Ok, basta, non lo sprecare, dillo per il prossimo.